Buonasera a tutti e bentornati al Flash News, l'appuntamento con l'informazione in onda da lunedì a venerdì alle 19 sui canali social di Persempre News. Partiamo dalla politica estera perché i servizi di sicurezza tedeschi ritengono che i tre tubi dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 potrebbero essere inutilizzabili per sempre dopo le forti esplosioni che hanno subito circa 2 giorni fa. E infatti, se non si agisce subito, l'acqua salata potrebbe andare a corrodere con il tempo le materie di cui sono fatti, di cui sono composti. Intanto, però, la Russia continua a essere disponibile per collaborare appunto con i paesi europei in un'indagine e invita anche ad una riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per fare luce sui danni subiti dal gasdotto Nord Stream. Sempre in Russia c'è una situazione allarmante per quanto riguarda i cittadini stranieri presenti all'interno della Federazione Russa, per quanto riguarda infatti i passaporti. La Russia intende infatti revocare e non dare più passaporti internazionali alle persone che sono state scelte e selezionate per far parte, per prendere la leva e quindi arruolarsi nell'esercito e combattere in Ucraina. Sul sito dell'ambasciata americana a Mosca, infatti, c'è l'invito ai cittadini americani di lasciare immediatamente la Russia utilizzando qui le limitate opzioni di trasporto commerciale finora disponibili. E l'invito ai concittadini, ai connazionali, viene anche dalla Bulgaria e dalla Polonia. La Russia intende quindi espandere il suo esercito, infatti è pronta a creare un centro di reclutamento per selezionare i militari da aggiungere al proprio esercito tra le persone che sono in fila nelle lunghe code all'uscita della Russia, dunque tra le persone che cercano di fuggire dalla Federazione Russa, dopo appunto le stringenti condizioni di sicurezza che si prospettano. Passando invece all'America, ci sono appunto i primi report su quello che sui danni che sono stati causati dall'uragano Ian, uno degli uragani più devastanti, il più devastante e più violento che abbia mai colpito gli Stati Uniti d'America, e finora ammonta a 1,5 milioni il bilancio delle persone che sono rimaste senza elettricità, e le immagini delle televisioni americane sembrano delle scene post-apocalittiche. Ci sono infatti case distrutte o danneggiate, alberi sradicati con il livello del mare che si è alzato fino ai 4 metri. Tuttavia, il dato preoccupante è che le condizioni pericolose appunto in cui grava la Florida occidentale non consentono per ora in alcuni casi di intervenire e quindi di prestare soccorso. Chiudiamo con le parole del presidente Joe Biden dopo la vittoria del partito di centrodestra di Fratelli d'Italia che si appresta a governare il nostro paese. Riguardo appunto la vittoria di Giorgia Meloni alla guida appunto del governo italiano, Joe Biden ha espresso qualche preoccupazione per quanto riguarda il futuro della democrazia e infatti in una raccolta fondi per il Partito Democratico USA ha espresso preoccupazione per il destino della democrazia nel mondo, ma anche per quello che avverrà nel suo paese. Infatti a breve ci saranno le elezioni anche negli Stati Uniti e Joe Biden ritiene che questo, la vittoria del centro-destra in Italia, possa essere lo specchio di quello che accadrà anche nel suo paese. Queste sono le notizie di oggi. Vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con Flash News ci sarà domani, sempre alle 19, sempre sui canali social di Persempre News. Buona serata.